Questo è tutto. Shalom Rav. Shalom. Sappiamo che dobbiamo arrivare alla fede sopra la ragione, come dobbiamo farlo in maniera pratica? Rav. Questa donna va proprio al punto che questo è il problema principale in realtà, al quale dobbiamo arrivare di fatto. Il nome non è buono. Fede sopra la ragione disorienta, confonde. Fino a che io sono riuscito a capirlo, mi ha preso molto tempo. Ascoltavo tutto il tempo, tu devi andare con la fede sopra la ragione. Così Rabash diceva. Bisogna andare con la fede sopra la ragione. Risolvere questo problema si può solo con la fede sopra la ragione. E cos'è la fede sopra la ragione? Credere in cosa? Io non credo in niente. Se parliamo di una religione, io vado, allora ritorno alla mia vita normale. Non credo in niente, io non credo in niente. Così io mi sono formato, così io ho ricevuto la mia professione. Nella mia cibernetica io non credo a nessuno e non credo a nessuna cosa. Devo vedere, osservare, verificare quello che sto facendo. Guardo l'effetto, il risultato di un'azione, apprendo da questo e dopo nient'altro fuori di questo. E qui mi parlate della fede sopra la ragione. Allora cos'è la fede sopra la ragione? Che io ho la ragione, dat in ebreo, la mia logica, il mio ragionamento, la mia ragione. Tutto il mio sistema di pensiero, il mio sistema intellettuale, le conoscenze che ho acquisito durante la mia vita, i miei studi, che io mi aiuto con questo, perché questi si basano su fatti e anche su qualcosa di concreto. Nella saggezza della Kabbalah il giudice non ha nient'altro di quello che vedono i suoi occhi, che dobbiamo soltanto guardare con gli occhi. Allora cos'è questa fede? Emunah in ebraico, fede, emunah. Non mi piaceva questa parola, emunah, fede. Io per la mia natura sono molto materialista. Né la psicologia né la filosofia a parte la scienza per le esperienze nella vita, a parte di questo, fuori di questo non ho ricevuto niente. Non so se Rabash l'ha spiegato così. Io cercherò di contare, così come io lo racconterò, così come posso, in maniera semplice. La ragione, la conoscenza che ognuno ottiene, possiede, è basato sulla propria vita. Quello che noi
e riceviamo mediante i nostri cinque sensi: vista, udito, olfatto, tatto, tutti i cinque sensi. Loro mi danno tutta la conoscenza su di me e su quello che esiste fuori da me. Io devo anche sentire me stesso, che esisto, che sono solido, che esisto in qualche maniera, che agisco, e quello che esiste fuori. Quindi vista, udito, gusto, olfatto e tatto, io ricevo questi segnali che vengono e li processo, vedo le azioni e i risultati o effetti, e da questo io compongo la scienza. Questo è successo per questo, questo ha causato quest'altra cosa, e il risultato è reazione di questo, e così. E io questo lo stabilisco, lo costruisco per esperienza, e pertanto è scritto nella Torah che non c'è più saggio di chi ha esperienza, solo per esperienza. Tutto il resto sono filosofie che escono, ci saranno molto care se le ascoltiamo. E quindi adesso capiamo con voi cos'è la ragione, dat, sono fatti nella vita, e che io con la mia mente sana vedo le connessioni, le interazioni tra questo, questo e questo e questo, e così costruisco un sistema di conoscenza, un sistema di scienza. E non solo io, ma migliaia e milioni di persone intorno a me anche, e quindi possediamo quello che si chiama la saggezza della vita, la scienza, la ragione, la conoscenza, che in questo ci possiamo aiutare al 100%, perché questo viene dalla vita. Questo è quello che abbiamo imparato come leggi della natura. Però c'è qualcosa più in là che trascende la natura. Cosa vuol dire che più in là che trascende la natura? Questo si chiama che sopra la ragione, qualche cosa che i nostri sensi non possono raggiungere, non sentono. Io mi sono basato su quello che avevo ricevuto nei miei cinque sensi, e con questo ho costruito la mia ragione. Se ci sono sensi aggiuntivi che non li ho, allora c'è un'altra realtà, un'altra ragione più alta, superiore alla mia, più alta della mia ragione, che io non posso conoscere, non posso sapere. È come lo disegnerò, sì? Che ho questo cerchio, è la mia ragione normale, regolare, ragione, vuol dire la mia scienza, la mia percezione, la mia realtà. Io sento il mondo, io sento me stesso, tutto quello che sappiamo sul mondo. E c'è qualcosa più alto di questo, una ragione, una mente più alta, superiore. E quindi la mente, nella mente dell'inferiore, io agisco con i miei cinque sensi. Rav, stanno dicendo a Rav che c'è un problema con il disegno, che non si può vedere. Bene, dice Rav, quindi se sapete che ci sono problemi, allora sistemateli. Quindi abbiamo questo cerchio dove noi percepiamo il nostro mondo, la terra, tutto quello che c'è sopra di questa, tutto l'universo, fino alla fine dell'universo, fino ai confini dell'universo, non so come dirlo.
Questo si chiama mente, ragione, conoscenza. Però questo si può percepire solamente con i miei cinque sensi. E io non so cosa c'è fuori da me. Anche se lì esistono anche leggi, ci sono leggi più ampie, più estese, che possono essere anche più importanti e sono occulte a me. Perché io penso che questo esiste? Perché mi sembra che esiste? Perché se io sono materialista e non credo niente a nessuno, allora ho una domanda molto semplice. Cosa è successo prima che sono nato? Cosa succederà dopo che morirò? E cosa succede in ogni momento della mia vita che non so cosa succederà nel prossimo momento? Ci sono intorno a me, ci sono tante azioni che sono occulte a me. Io non so niente su di queste. Nemmeno sappiamo perché viviamo. E questa cosa è molto importante, sembra. Non è così semplice. Se un animale vive e non si domanda, non si fa questa domanda, noi ci domandiamo, ce la domandiamo e non sappiamo. È così umiliante. Perché esistiamo? Chi siamo? Siamo peggio degli animali perché non sappiamo perché viviamo. In ogni caso esistiamo. E ci blocchiamo, ci chiudiamo per non domandarcelo, perché non esiste la risposta. E ci sono intorno a noi più sistemi che caricano o che sono soggetti o che includono conoscenza sulla nostra vita, e questa vita dove esistiamo in questo mondo e che ci sostentano e ci muovono, e non sappiamo come ci troviamo o a chi, cosa facciamo nascere, cosa creiamo. Ci muovono come marionette, giocano con noi così come con marionette. Ci muovono e noi veniamo attivati. Che se io non so cosa succederà nel prossimo momento, allora vuol dire che sono attivato, che vengo manovrato. E quindi questo enorme sistema generale che esiste fuori da noi, solo che non lo sentiamo, non lo percepiamo, questo sistema si chiama sopra la ragione, sopra la mia mente, sopra la mia percezione. È molto semplice. E io devo sapere questo. Noi già siamo usciti dalle caverne e da questi posti. Noi non siamo più persone primitive. Noi durante le migliaia di anni della nostra esistenza ci siamo domandati questa domanda: perché esistiamo? Qual è il nostro destino? E non abbiamo trovato risposta per questo. Abbiamo costruito tutti i tipi di filosofie, religioni, però questo è venuto perché non sentiamo il sistema generale che ci manovra. E quindi noi così giustamente abbiamo creato tutti i tipi di teorie, però niente più di questo. E questo si chiama sopra la ragione. C'è lì sopra la ragione un sistema che ci governa. E come noi possiamo arrivare a conoscerlo, il sistema? Se non ci fosse un evento molto speciale, l'umanità
non avrebbe potuto scoprirlo 6.000 anni fa, questo evento. Uno degli esseri umani di allora, che casualmente è stato chiamato Adam, che vuol dire persona in ebraico, lui ha scoperto questo sistema che ci manovra, che ci governa. E come ci governa occultamente? Per mezzo di quale forze? Qual è il suo obiettivo? Qual è il suo scopo di questo sistema? E come noi possiamo non solo essere governati dall'alto per mezzo del sistema, ma anche reagire correttamente agli suoi stimoli ed essere connessi col sistema in maniera reciproca. Lui l'ha scoperto, Adam. Ha scoperto tutto questo. Può essere, è possibile che ci sono state più persone che hanno scoperto, solo che loro non ce l'hanno raccontato, non ce l'hanno comunicato. Sembrerebbe che gli è stato proibito di raccontarlo, però lui ha ricevuto il permesso e lui ha utilizzato questo permesso. Lui ha scritto un libro che si chiama L'angelo Raziel, Raziel Amalach, La forza segreta della realtà. Sta interpretando il nome, che in realtà è una forza segreta che ci manovra. Raz in ebraico è segreto, per questo l'ha chiamato così, l'angelo Raziel, e l'ha denominato Dio o Elohim o anche la natura superiore. E da allora quindi abbiamo questa saggezza, questa conoscenza di come il mondo si comporta, per mezzo di quale forza viene manovrato, cosa attiva questa forza, come ci organizza a noi in una evoluzione che dura dal Big Bang fino alla fine della correzione. E cosa vuol dire il finale della correzione? Che queste forze ci porteranno a tutti noi alla forma completa, che tutti noi raggiungiamo questo sistema superiore e viviamo con lui in maniera cosciente, reciproca, completa, perfetta. E questa saggezza si chiama la saggezza della Kabbalah. E quello che esiste sopra, più in là della nostra percezione, si chiama la fede sopra la ragione. Perché fede sopra la ragione? Perché quello che noi possiamo raggiungere più in là di quello che raggiungiamo con i nostri cinque sensi, lo raggiungiamo con la forza non della ricezione, Kabbalah, ma con la forza della dazione, Ashpa. E per questo si chiama fede. Non è la fede che siamo abituati nella nostra vita a credere come credenza, nell'utilizzo di questa parola. Questa parola, più correttamente detta, è Ashpa, d'azione, perché nella saggezza della Kabbalah la fede è d'azione, Ashpa. Hai ricevuto la risposta?